Allora, è partita una candela weekly, prima ribassista e poi rialzista, ha ribassato veramente di poco, 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 adesso non lo si vede bene, ma vedete che la spike è poco pronunciata, è salita anche ieri per arrivare nella zona di resistenza. Io sto puntando che da questa zona qui mi ritorni ai minimi assoluti del breve termine, quindi in questa zona qui, 9.000, ve l'ho detto l'altra volta, 9.400-9.600, poi addirittura se mi rompe, vediamo che la Bollinger qui è 9.270, quindi l'idea è che mi ritorni sotto questa zona di resistenza molto forte, segnali da stocastico semplice non ce l'abbiamo, quindi è secondo me consigliabile non cercare i long, però attenzione, nell'intraday prevale il long, ok? Qui c'erano dei segnali long, qui adesso per esempio in questa zona qui, se avessimo usato la tecnica del 5 minuti prima che chiuda il mercato, che poi si può fare anche un'ora prima perché la volatilità è talmente bassa nell'ultima ora che si può fare, è raro che ci sia volatilità nell'ultima ora del DAX, a meno che non ci sia qualche dato. Qui avevamo il segnale, o il segnale come l'indicazione da ciclo rialzista e qui abbiamo avuto la candela che si bloccava qui. Quindi magari un po' prima si apriva una posizione long, ok? E avevamo diritto a prendere profitto appena aperto il mercato perché il ciclo era long. Invece qui l'idea era di andare short, però siccome l'indicatore si portava nella zona dell'ipercomprato, che poi non è ipercomprato ma vuol dire zona di forza, vuol dire che si poteva cercare un long. Diamo ragione al ciclo e diamo ragione anche alla forza dell'indicatore. In questo caso qui adesso abbiamo gli indicatori tutti e tre che danno segnale short, abbiamo un gap da chiudere, quindi io qui assolutamente punterei allo short con chiusura fino al pivot. Perfetto, lo volevi usare ieri sera? Sì, era una il segnale era a mezza strada, era indeciso. Sì, va bene, ok, ma Mauro era indeciso perché era questo qui sopra, però ne abbiamo parlato tante volte che quando gli indicatori sono qui sopra, avendo un'indicazione dal ciclo, abbiamo un ciclo. Purtroppo non abbiamo vincoli temporali nel DAX, però questo qui è un ciclo. Questo è un ciclo. Questo è un ciclo. Gli indicatori vedete che non si muovono sempre come questo indicatore qui. Quindi l'idea è quando sta andando sotto, siamo qui a fine giornata, sta chiudendo, siamo short, l'indicatore mi dà un long, mi punto long. Però quando siamo sopra, l'indicatore sta chiudendo giù, il ciclo si deve chiudere, andiamo short. Però a fine serata, l'indicatore era già sotto, questo era già partito a rialzo, questi qui erano nella zona di forza, quindi cercavo un long. Long fino a chiusura del gap, cioè se entravi qui in questa zona qui, più o meno, diciamo qui, appena apriva il mercato oggi che ha aperto qui, basta. Questa era la posizione che si doveva fare, non se ne doveva fare altre, era questa. Ok? Poi si possono fare, si possono anche lasciare, però con il buon senso che la posizione deve essere con una leva abbastanza non troppo alta, poi è un long, visto che in un foglio dobbiamo darci un'indicazione che la priorità è di scegliere soltanto gli short, per esempio, per via del trend. Quindi se una volta che il mercato mi apriva, che ne so, aprivamo la posizione più o meno in questa zona e il mercato mi apriva qui, ero in perdita di tot. Quindi questa qui era una zona dove io potevo comunque aspettare che mi si chiudesse il gap. Potevo eliminare la posizione con la perdita perché era una posizione long. Ok? Ciao Alessandro. Allora, come ottieni questo indicatore? Semplicissimo, te lo faccio vedere veloce, veloce. Allora, attimo solo. Allora, questo indicatore qui, ne facciamo un altro. Andiamo qui. Prendiamo gli indicatori. Prendiamo, ce ne sono tantissimi perché faccio tanti test anche qui dentro. Il William, lo troviamo sotto oscillatori, quindi qui dentro. Questo è il William per cento, lo porto nel grafico. Mi metto
quello che voglio, ed è questo qui sotto, giusto? Per inserire una terza o una seconda, il secondo indicatore, devo prendere l'indicatore e trasportarlo nella stessa finestra e ce l'ho lì dentro. Cambio i valori, metto 5, metto un altro colore e così via. E ce l'ho lì dentro. Hai visto? Stessa cosa, ne posso prendere un altro, lo rimetto qui dentro, metto i valori che voglio, 59, per esempio, sto facendo degli esempi, cambio il colore e via. Ok? Ci sei? Ci siete? I valori sono questi. Allora, i valori li possiamo anche aggiornare. Intanto un attimino che togliamo questo indicatore, che sennò non c'entrano. Allora, i valori. Io prendo un valore, non sto lì a inventarmi cose complicate, ve lo ripeto, quello che faccio è la cosa semplice, prendo dall'orario. Dalla prima ora di apertura, che è questa, vedete, 1, conto fino all'ultima e sono 13, ok? Sono 13 ore di contrattazione, quindi prendo un indicatore e lo vedete qui, R13, 13 periodi e sarà quella blu sicuramente, adesso vediamo, quella blu è 13, ok? Poi ne prendo una, faccio la metà di 13 quant'è? 6,5, ma 6,5 non ce l'ho. Prendo, visto che per essere un attimino un po', diciamo, avvantaggiato nel tempo, ma non avvantaggiato nell'indicazione, ma avvantaggiato nel tempo, non posso mettere 6 perché già è l'indicatore in ritardo, quindi lo metto a 7. Ed eccolo qui, l'indicatore 7, penso che sia questo, andiamo a vedere, è quello rosso, 7 periodi, cambio un attimino la forma della linea, ecco, vedo che mi sta abbandonando il computer di nuovo, spero che non ci sia ancora un problema. Di update perché sennò è un casino. Ci sono ancora, mi sentite? Mi sentite? Sì, ok, scusatemi, ma ho il computer che mi sta facendo migliaia di update, per quello sono un'ora che sto cercando di far partire tutto, adesso è partito, non vorrei che si spenga di nuovo. Ok, poi ne abbiamo una a 13, una a 7 che sono quelle più importanti, poi io qui ne ho inserito un'altra che mi prende 2 giornate e sarebbe praticamente 13 e 13 sono 26, ricordate 26 ed è questa linea verde, ok? Quando tutte e tre queste tre linee sono diciamo indirizzate nella stessa zona, allora ho molto più un'indicazione, un segnale molto più forte che fosse soltanto uno, quindi le traccio tutte queste tutte all'interno di questo indicatore, poi uso quest'altro indicatore, mi sta dicendo long, c'è un gap down, se adesso il prezzo continua a portarsi un attimo in avanti, io lo sorto, ok? A parte che l'ho già sortato, sono sorto da qui, il prezzo oscilla un attimino, vediamo come si comporta, ok? Questo è per il DAX, veloce veloce andiamo a controllare i gap. Allora, qui abbiamo, questo è ancora un gap aperto, questo è ancora un gap aperto, qui il gap è stato chiuso. Prego, prego Mauro, non c'è problema. Allora, questo è, andiamo a vedere, questo gap è stato chiuso. Così cominciamo a togliere. Non vuole darlo. Ecco, questo qui non mi serve più, lo cancelliamo. Questo qui è un gap di titiritititi. Adesso, questo qui è anche già stato chiuso, anche qui, chiaro. Allora, vediamo se riusciamo a toglierlo. Cancello, poi questo qui è stato chiuso. Qui abbiamo la banda, la barra, la punta di 10.000 che l'ho segnata con questa linea, mi interessa tantissimo, 10.000. Allora, mettiamo anche questo, il prezzo. Ha chiuso con un gap così, ok? Quindi il gap è rimasto aperto, poi c'è un altro gap aperto. Devo inserire un altro rettangolo ed è questo. Questo è un altro gap aperto. Quindi abbiamo un gap up aperto. Andatemi a controllare bene. Sì. Sì, chiuso, chiuso, chiuso. Quindi abbiamo un gap up
un altro gap up. Qui, se non mi ricordo male, abbiamo questo piccolo gapino che comunque vi dico, magari non è neanche da considerare perché è talmente piccolino, però lo lascio lì segnato, non c'è problema, una volta che mi arriva lì vicino posso riconsiderarlo. Poi andiamo a vedere se c'è ancora altro da... Allora. Ma mi rimane questo e questo, quindi praticamente sono in una zona, diciamo, di gap, sono neutro, perché ho 2 contro 2 e questo non lo calcolo. Ok? Bene, fatemi vedere se ho dimenticato ancora qualcosa. Questo apriva qui, qui sarà chiuso, questo apriva qui no, perfetto, allora dovrei aver avuto tutto sotto controllo. Ok, diminuiamo un attimino la chart, così guardiamo una cosa. Abbiamo un trend rialzista. Ok? Passiamo da questo minimo assoluto perché questo non mi interessa. Allora, facciamo un attimino un'analisi fondamentale nel punto di vista tecnico, non fondamentale nei dati, ma diciamo un'analisi di fondo del... Un attimo che mi scelgo un colore diverso di penna. Come si fa? Vorrei partire dai principi dell'analisi tecnica per dare un punto operativo. Allora, se io qui ho un trend, qui ho i massimi rialzisti, qui ho già un massimo decrescente, qui ho un doppio minimo e qui ho un minimo assoluto rispetto a questo. Quindi questo trend long viene invalidato in questa zona qui. Quindi questo è il mio nuovo punto di partenza di un trend. Ok, cancello e ripartiamo da qui. Minimo assoluto. Minimo assoluto, questo è un altro minimo assoluto, vabbè, non occorre segnarli tutti perché è vicino. Questo, questo, questo. Ok, allora, fino a qui ho dei minimi crescenti, fino a qui ho dei massimi crescenti. Ok, questa zona qui, che mi viene rotto questo minimo, diventa una zona interessante. Allora, se io controllo questa zona qui e qui ho un massimo crescente, qui ho un massimo decrescente, vado ad accorgermi che questo qui è un minimo che ha interrotto la sequenza dei minimi crescenti andando a questa zona qui, andando sotto a questo, andando sotto a questo. Quindi questa zona qui invalida il mio trend, se questo massimo qui non va sopra questo, incomincia la zona short. Da qui si calcola lo short. Rompe questo minimo, va a fare un altro minimo assoluto, addirittura quasi quasi a questa zona qui, quindi diventa un range operativo che è questo. Ditemi se mi state dietro. Più o meno la metà di questo range qui, da qui a qui, troviamo i 10.000 punti, ok? Quindi già mi va bene che sono in quest'area qui. Poi comincio a vedere che questo massimo qui ne segue un altro massimo decrescente. Qui abbiamo un minimo assoluto, però qui abbiamo un minimo crescente e qui è la classica formazione a triangolo che sarebbe questa. Ok? Quindi un'esplosione o qua o qua in queste zone del triangolo porterebbero a continuare il trend ribassista o la continuazione del trend rialzista primario. Questo. Bene? Ci siamo? Mi confermate prima che cancello tutto, è un po' incasinato, però è difficile disegnarlo su un grafico così piccolo. Ci stiamo? Perfetto. Ah sì. Ah, bella questa. C'è long o short adesso. Adesso quello è il problema. Io cerco piuttosto gli short. Puliamo un po' anche la chat qui, dai. Cerco gli short. Questo è il time frame daily, devo anche inserire un'altra media, se ve la faccio vedere un attimino. Puliamo un po' il grafico. Ok, le trend line le lasciamo per il momento. Ok, togliamo questo fibo che fa solo confusione in questo caso. Togliamo i segnali. Ok, togliamo anche questo fibo. Per il momento non mi interessa. Ah, che bello avere la chat un po' più pulita, a volte mi fa... Allora. Bene. Lasciamo i gap, lasciamo questo canale rialzista perché mi interessa per le trend line. Un altro canale, questo non mi interessa più di tanto, però... Andiamo a vedere una cosa.
Ci sono. Cerco di essere contenuto perché voglio stringere un attimino i tempi oggi, visto che non siamo tantissimi per fare, devo fare delle altre cose, purtroppo il tempo è quello che è. Allora qui abbiamo un po' spostato, vediamo se riesco a beccare una zona dove si sta perfetto. Controllando un attimino perché questa diventerebbe, potrebbe anche diventare una zona interessante per far sì che mi funzioni anche un epicentro anche qui. Allora, lasciamo così, cambiamo colore, poi vediamo. Allora, no, non è questione, Mauro, che no, scusa, non mi disturbi affatto, è che poi ti spiegherò a voce, ho avuto dei contrattempi anche ieri, sono dovuto uscire velocemente e avevo in mente di fare tante cose ieri, invece purtroppo sono uscito. Allora, ok, semplicissimo, poi lo facciamo assieme. Allora, lo facciamo assieme, ti potrei far vedere, no, non posso aprire adesso qualche server perché non so cosa mi viene fuori, quindi poi lo facciamo, semplicissimo comunque, è un passaggio molto molto veloce. Allora, come puoi vedere anche io nel mio PC qui adesso ne ho solo tre, però ne ho tantissimi di MetaTrader dentro, ok, questa non mi piace più di tanto. Facciamola così. Ok, quindi per il daily vedete che ho segnato anche una zona che praticamente ricorda molto il triangolo se la guardiamo bene. Ok, qui abbiamo una traversa che per il momento non ci interessa proprio, la cancello, faccio un po' di pulizia nel grafico. Qui non aggiorno neanche tanto le trend line, la lascio così. Questa è anche da aggiornare su questo minimo, quindi diventano di nuovo parallele e abbiamo questo canale. Adesso andiamo a controllare la distanza dei gap. Se io dovessi dire che devo chiudere questo gap, la candela di ieri mi ha fatto 320 pips. Se la candela di oggi mi fa 320 pips, arrivo a chiudermi anche questo gap. Quindi anche questo è possibile, però è impossibile arrivare qui in alto. A meno che non mi faccia veramente chissà cosa. Ok, quindi per il DAX sul daily lascerei così. Weekly l'abbiamo visto che non abbiamo segnali long, addirittura abbiamo un segnale short, prima che si giri abbiamo un po' di tempo ancora. Qui abbiamo il mercato che sta cercando di salire, qui abbiamo la possibilità di inserire. Certo, io sono short. Sono short, certo. Ma lo short, attenzione, vedete qui dove siamo. Con i Fibonacci siamo esattamente nel 50% del Fibonacci. Ok? Quindi quella zona lì del 50% si potrebbe fare un short. Un attimino che torno subito, metto in pausa.
ma tu sei sordo. Va bene, perfetto. Ok, eccomi tornato qui. Ho lasciato qualcosa acceso, quindi mi suonava l'altro PC. Allora, io sono sordo, certo, sono sordo per diversi motivi. Io cerco un trend, adesso sarei comunque neutro come operatività. Siamo in un canale weekly ribassista nella parte centrale, che okay, vedete questa zona di resistenza, è praticamente la metà tra questo canale e questo canale. Nello stesso punto sono short se dovessi guardare un Fibonacci della candela precedente. In ogni caso io derivo da un trend ribassista, quindi questa cosa qui è un ritracciamento, quindi cerco lo short. Se devo vedere però nei time frame tipo il daily, in questa zona qui cercherei il long fino a questa zona. La possibilità che vada a chiudermi questo gap c'è, perché se io guardo che con la candela precedente mi ha fatto 360 pips, non è detto che non può farlo anche oggi. Ok, io mi sono posizionato short perché sfrutto un andamento ribassista che magari arriva da più tempo a questa parte in short, un ritracciamento che non mi fa un nuovo massimo rispetto a questo, non mi fa un nuovo massimo rispetto a questo, quindi continua il trend short. Se è un trend short, cos'è che dovrebbe esserci? Dei massimi decrescenti, giusto? Mi confermate? In un trend ribassista i massimi sono decrescenti, ma in un trend ribassista, se i massimi sono decrescenti, come sono i minimi? Domanda da 500 milioni di euro. Eh no, se è un minimo non è crescente. Allora, certo, è perché guardate, se io ho un trend che mi fa massimi decrescenti, come sono i minimi? Allora, qui è l'interruzione di un trend, è un minimo. Questo è un massimo crescente. È il massimo che cresce rispetto al resto. Qui abbiamo i primi minimi che continui, si porta al rialzo rispetto a questo, è più alto. Questo però è un minimo decrescente rispetto a questo. Questo è un altro, scusate, un massimo, massimo decrescente e massimo decrescente. Guardate i minimi, fanno sempre nuovi minimi. Così deve essere un trend. Ok? Quindi, cosa mi posso aspettare da questa zona qui? Massimo, massimo, massimo. Guardate, i massimi li ho anche segnati con la linea bianca, sono decrescenti. I minimi, prendiamo questo, ok? Questo è un doppio minimo e questo qui. Come faccio a dire che questo è un minimo crescente? È appena fatto, è la candela di ieri, non posso ancora dirlo. Lo posso dire se continua a salire e mi va a fare una cosa del genere. Se tra 4-5 candele mi fa così, allora questo è un minimo. Ma fino a quando mi ha fatto solo una candela devo aspettare il muoversi, perché sennò potrei dire anche di questo minimo qui, a candela fatta, questo è il minimo crescente. Devo aspettare l'evoluzione di un paio di candele, 3, 4, 5 candele, giusto? Quindi fino a prova contraria sto aspettando che il trend, che è ribassista, mi faccia tra i massimi decrescenti, mi faccia un altro minimo decrescente. Quindi per quello esistono i canali, perché qui è una zona dinamica questa. Se me lo tocca qui è anche comunque più bassa, ma se me lo tocca qui, farvi un esempio, è più bassa ancora e continua il trend. Quindi scusatemi. Aspetto questo, per quello mi posiziono in short. Altri capitali, altra politica. Se io mi faccio ho una posizione short qui, magari me ne faccio un'altra qui, magari me ne faccio anche un'altra qui, poi me ne faccio un'altra qui, il prezzo continua a salire, poi quando me lo ritorno torno in giù mi chiudo tutti quanti questi short. Quindi è un'accumulazione di posizioni short rispetto al capitale che uno ha sul conto. Se uno ha un conto da poco farà una posizione 001, 001, 001. Chi ha il conto un po' più grande la fa più grande. Quindi accumuliamo posizioni in short su un trend short. Poi, se io voglio vedere però nell'intraday e voglio fare delle posizioni intraday, a parte il daily che abbiamo visto che potrebbe puntare sui gap, però il daily è una visione che ha più, diciamo, ampia come visualità di posizionarsi, però c'è questa possibilità. Quindi nell'intraday potrei cercare un long, non ho detto che vado long. Poi, qui una cosa che mi manca è una media mobile, non la trovo, mi pare che l'avevo già inserita, a 100 periodi esponenziale,
la colore bianco perché la metto sempre di colore bianco, la metto colore tratteggiata perché è la media che uso sempre. Ok, dov'è la media a 100 periodi? In un trend ribassista la media a 100 periodi è sopra, non c'è un trend rialzista, la media a 100 periodi è sotto, in questo caso è qui. Ok? Quindi ancora ho il trend ribassista, la posso però, come essendo una media mobile a 100 periodi, è una specie di calamita. Quindi potrebbe andare a portarseli in alto. L'importante è, anche questo qui, una cosa che io uso da tanti anni, se io devo... Che cos'è questo? Ah, bello. Se io ho questa media a 100 periodi che qui mi ha toccato, ok? Qui mi ha toccato, ok? Qui continua a toccarmi, è una specie di calamita, quindi si porterà a toccare di nuovo il prezzo, a toccare la media a 100 periodi. Però me lo deve fare sotto questa gobba. Non mi piace questa penna, mi disegna troppo grossa. Sotto questa gobba, che è la gobba più bassa, vedete, questa è una gobba rialzista. Questa è una gobba, scusate, ribassista. Questa è una gobba rialzista, quindi qui il nuovo tocco della media 100 deve essere sotto a questa zona qui. Quindi se la media 100 periodi continua ad andare giù, così, e il prezzo continua a fare una cosa del genere, poi magari torna su e mi si tocca la media 100 periodi qui. Quindi ci sta che io vendo anche su questa zona qui. Perfetto? Mi avete capito? Il 50 di Fibo vi faccio vedere una cosa, perché è interessante. Grazie delle domande, che così mi date un po' di corda, diciamo. Il 50% di Fibo che l'abbiamo inserito qui. Ok? Abbiamo questo 50% di Fibonacci su una candela precedente. Va bene, qui abbiamo già il 50% di Fibonacci. Sicuramente è un tentativo per cercare lo short. Mettiamo un'altra zona di Fibo. La mettiamo, no, devo metterla al contrario, va bene, dai, cancello, la metto qui, da questo massimo a questo minimo. Bravo Paolo, facciamo sempre lo stesso scherzo. A questo massimo. Dov'è il 50% di Fibonacci? Qui. Cambiamo colore così si vede meglio. Allora, se io voglio, diciamo, mantenermi libero da ogni posizione, nel senso che mi vorrei tenere libero da, non da posizioni, scusate, ho sbagliato a parlare, volevo dire, la mente deve essere libera. Allora, è inutile che sto lì a cercare 50 posizioni. Cos'è che mi fa godere di più se alla sera io chiudo un centinaio, 200 euro di denari, per esempio? Ah, ok. Sì, non è, allora, piccola parentesi per i video nel blog, è veramente una situazione, poi la spiego magari a voce a ognuno che mi sente su Skype, è una situazione un po', sono veramente strapieno di lavoro e in più cerco di fare tutto quanto in una volta, tutti i giorni mi libero di qualcosa, vedo un attimino di luce nella scrivania che si liberano fogli, foglietti e che metto... Magari cancello qualcosa che ho fatto, allora posso passare al prossimo, diciamo, intervento che devo fare, magari con qualche cliente, oppure solamente di impostazioni su qualche server. E quindi, però, poi viene fuori che c'è anche un po' di vita privata, mi stanno succedendo tante cose private, quindi logicamente, essendo un trader da tanti anni, sono quasi 10 anni, cerco un attimino dopo i primi 5-6 anni di monitor mattina e sera, mattina e sera, mattina e sera, e non mi sono fatto neanche la barba e rimanevo a casa e mi piaceva e mi godevo anche di questa, diciamo, esperienza da, diciamo, da apprendista trader e l'eufaria che si ha all'inizio di si vuole assolutamente scoprire tutto. E me la sono goduta tanto, però a un certo punto ho scoperto che il trading non è soltanto cercare nuovi indicatori, nuove strategie e tutto il resto, e a volte anche vivere e lasciar correre, perché alla fine è un'investizione. Noi stiamo, sì che la speculazione è una cosa, diciamo che più tempo perdo mi dà l'impressione che non sto facendo dei guadagni, giusto? Ma quante volte all'inizio, nei primi 4-5 anni, proprio perché non volevo perdere tempo, mi svegliavo alle 3:20 di notte, guardare i dati canadesi, maledetto il canadese, quanti soldi ci ho lasciato. Perché alla fine a volte se si deve lasciare un attimino di tempo tra il trading e anche la vita magari
si comporta a non stare al computer, però il nostro conto è sempre lì. Tipo, vi faccio l'esempio della sterlina ieri. È scesa, 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 sicuramente tanti che hanno posizioni aperte hanno fatto posizioni contrarie, si sono messi a fare coperture, a chiudere magari anche dei long in perdita, e sono cose che non si devono fare, perché nel momento che si muove il prezzo troppo veloce non si devono fare impostazioni, si devono lasciare correre la cosa sbagliata, è sbagliata sin dall'inizio, è sbagliato quando io ho sbagliato da lasciare correre delle posizioni che non sono consone al mio conto. Torniamo alla posizione, alle posizioni che non sono consone al conto. Se il conto è da 1000, siamo già in partenza dentro la bocca del dinosaurio. Come ve l'ho spiegato già l'altra volta, quando ci si trova dentro la bocca del dinosaurio, non è che si possa star lì a dire ok, non c'è problema, posso ancora uscire. No, si è praticamente, ci si deve lasciare a la volontà che ha il dinosaurio. Se il dinosaurio vuole mangiarci, ci mangia, non c'è via di scampo. Con il conto da 1000 è questo. Con un conto da 10.000, la stessa operatività che avrei nel conto da 1000 o da 2000 è praticamente come fare il solletico. Quindi sono non più nella bocca del dinosaurio, ma sono sopra la testa, perché sono io che comando. Quindi non è la cosa che chi ha il conto da 1000 è svantaggiato. Certo, è svantaggiato, però se si è consapevoli che il conto da 1000 è un conto da 1000, quindi più in là di tanto non può andare, purtroppo ci si deve lasciare così. Se i conti da 1000 incominciano a salire e tutto il resto, tutto è a posto. Finora nessuno ci ha rimesso neanche 1000 euro, però purtroppo per i conti da 1000 tante posizioni di un epicentro sulla sterlina dollaro sono un po' in esposizione, però inutile ieri prendere posizione sulla sterlina dollaro perché scendeva a picco. Ok? Stare fermi. Ok, quindi torniamo a noi, perché non ci sono tanto al computer nel pomeriggio ultimamente? Perché non riesco veramente a coordinare tante cose che mi stanno succedendo. Dovrò anche rinviare la mia partenza in Italia, probabilmente proprio anche per questo motivo qua, perché vorrei lasciare tutto quanto pulito prima di partire. Poi d'altronde mi viene anche che quando accendo Skype la mattina è pieno, ma veramente colmo di messaggi e io non riesco a lasciarli in risposti, li devo rispondere uno a uno, li rispondo, quindi anche questo porta via tanto tempo. Anche perché ho notato che se non rispondo un giorno, non rispondo due, poi mi arrivano i messaggi con i punti di domanda, non ci sei, sei sparito, tutte queste cose qua. Siete tanti, 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 non soltanto dei webinar, ma anche tanti, e quindi non riesco a stare a tutti. Cerco sempre di spiegarlo a tutti, ma purtroppo uno pensa che io sia lì e rispondo, ma se rispondo a tutti ogni volta che mi mandate un messaggio, non sto solo a rispondere, faccio un call center. Ok? Quindi questa cosa qui che ci porta a volte a non fare trading o a stare via. Nel mio caso adesso non riesco a combinare tante cose perché è anche un po' di vita privata che mi si è messa, diciamo, nel mio percorso, quindi mi dà anche il tempo di gestirmi sia la vita privata che il trading. Secondo me è anche dal punto di vista di trading una cosa buona, perché non sto facendo tanta operatività, accumulo degli short e non mi interessa se questa candela è così lunga o così lunga, perché tanto io accumulo e poi vado short. Bene, torniamo a noi. Se io adesso dovessi guardare dal punto di vista weekly il DAX e vorrei fare delle posizioni da accumulare sul mio conto, allora, prima cosa, quando io apro una posizione, esempio, vado qui, nuovo ordine, per farvi un esempio, questo no, logicamente è un conto reale, ma non, boh, forse ci sono anche soldi sopra. Quando faccio l'operazione, qui io scrivo il motivo dell'operatività. Se è un'operatività fatta da un robot, logicamente il robot mi mette già un commento, però io qui potrei mettere posizione lungo termine. Ok, e così mi scrive, quando io apro la posizione, nel commento mi fa posizione lungo termine, ok? Posso anche dire il numero della posizione, quindi è la posizione numero 2, per esempio 02, e vai al mercato. Ok, cosa vuol dire? Che se io voglio fare delle posizioni accumulative su un Fibonacci che mi va da qui a qui, ok? Questa qui è il 23, non mi serve, questo è il 38,2, non mi serve, questo è il 50%, è il limite degli short, ok? Quindi posso fare, se voglio inserirmi altre linee di Fibonacci, oppure uso solo queste. Posizione numero 1, posizione numero 2 e la posizione numero 3. Quindi ho queste tre operazioni,
che io già a priori posso mettere un ordine pendente in queste tre operazioni. Posso mettere gli ordini pendenti scrivendomi commento posizione 1, posizione 2, posizione 3, con martingala, senza martingala, posizioni fisse, quello che volete. Quindi da qui, se il prezzo arrivasse di nuovo qui, avrei la terza operazione che viene eseguita. Nel frattempo ho una posizione qui, una posizione qui. Il prezzo, quando mi fa un nuovo minimo rispetto a questo, posso mettere già il take profit in questa zona qui. Quindi prenderei una, due e tre. Però per fare questo, non devo vedere che il prezzo è arrivato fino a qui e con questa operazione sono in positivo di tot. Non lo posso fare. Lo posso fare consapevole che cancello una cosa che mi potrebbe pagare di più. Devo resistere alla tentazione, come io ho fatto l'altro ieri, sono resistito alla tentazione, il prezzo mi ha aperto a 98 e qualcosa, ho chiuso tutti gli short che avevo, però il target era 10.000, addirittura mi ha aperto più basso, 98,20, non mi ricordo quant'era, o 92, 99,80, non mi ricordo, comunque più basso di quello che avevo previsto, perché però quanto tempo ci ha messo ad arrivare lì, ha fatto anche un altro scalino per poi ritornare giù, ok? Quindi devo stare un attimino fermo e questo è il mio target. Le posizioni sono state queste e questo via. Questo è un'operatività fatta manualmente con un criterio. Buono, una è questa. No, sono stato dentro. Guarda, adesso andiamo a vedere prima cosa questa e poi. Per le operazioni a lungo termine si può fare un sistema del genere, una strategia del genere. Io sono stato dentro dal 20 dicembre più o meno, adesso può essere anche il 21, 22, come può essere anche il 18, adesso non ricordo, più o meno il 20, adesso non me la ricordo, qui non ho le posizioni, non le posso vedere, però ce le ho nell'altro conto, se vediamo se velocissimo posso andare a vedere, mettiamo le ho chiuse, eccole qui allora. La posizione più vecchia è del 2015 7-12 22 22-12 20, adesso non la vedo, però più o meno, ok, dai, diciamo il 20-12, me lo ricordo più o meno il 20-12. Andiamo a vedere. Candele daily, quindi 20-12 19. Il 22 era l'ultimo che ho aperto, quindi non riesco a vedere. 12.1 non c'entra niente, quelle sono quelle di oggi. 5, 7.12, 22.12, 18, sì vabbè, 22.12, 20, ok. In questa zona qui io ho aperto degli short, 20.12, 21.12. Ho accumulato. Qui è stata l'ultima, nella trend line mi pare più o meno in questa zona qui ho aperto l'ultima, o più giù, poi torniamo sotto la media 100, il prezzo è tornato giù. Quindi ho accumulato più o meno da questa zona qui posizioni per poi tornare giù. Ok? No, comunque questo sto basandomi su candele daily, non weekly, eh? Weekly è un'altra cosa. Ok? Questo weekly è un sistema, diciamo, puoi stare dentro anche mesi, però che te ne frega. È un punto in più, sai che ci sono queste tre posizioni che prima o poi da qui, dal 50% dove da qui ti è andata in positivo di tanto, non l'hai voluta chiudere, va bene, la vedi di nuovo in perdita, ma questo qui è il gioco del trading. Se le fate con un buon senso, con delle leve tranquille, è a posto. Bene. Poi, se io devo fare oltre all'operatività short sul weekly, daily abbiamo spunti operativi di breakout, gap up e tutto il resto, oppure vado nei time frame più bassi. Adesso qui il 4 ore è un po', prima o poi vi farò vedere anche un indicatore per il 4 ore, ma lo lasciamo stare perché è pieno di linee. Poi volevo fare un webinar proprio corto, vedo che sto troppo lungo. Nell'intraday per il DAX, visto che non tradiamo ciclicamente o tradiamo indipendentemente dal ciclo o dipendentemente dal ciclo, la direzionalità del prezzo, cerchiamo delle posizioni short. Adesso, mentre sto cercando lì degli short, va bene cercare anche uno short sull'intraday H1, perché le indicazioni sì sono iper comprato, ma è anche prova di forza perché non è un oscillatore al 100%. Quindi fino a quando si porta qui sotto, qui sopra potrei cercare i long. Però attenzione, il ciclo è già arrivato qui in alto. Se andiamo a vedere nella storia di questo indicatore,
quando il prezzo si ferma qui in alto, segnato con questi due livelli, andiamo a vedere velocissimi, proprio una panoramica, vedete che ogni volta che arrivo qui sopra, comincia a scendere. Andiamo a vederne ancora, qui non c'è neanche arrivato, però notiamo sempre che va giù. Andiamo a vedere un paio, questa qui per esempio, o questa arrivata qui in alto, scende. Come questi siamo, di nuovo qui siamo, un attimo solo, torniamo giù. Andiamo a vederne un paio arretrati. Questa qui, per esempio, è qui in alto. Io avrei incominciato a vendere da qui. Qui vedete i primi segnali. Anche se vendo qui un poco di drawdown, continua a portarsi su, però poi va giù. Quindi anche l'idea dell'indicatore che si porta qui in alto, altri, multioperatività. Se andiamo a controllare questa zona qui, è questa, non si è spostata più di tanto. Però se io vado a vedere con un indicatore che mi rimane qui in alto, e vedo che il trend non è questo, ma è così, allora è un'altra cosa. Ma fino a quando vedo che questo indicatore si porta qui in alto, però rimane in laterale, fino a quando rimane in laterale, io continuo a operare in short. Ok? Per esempio, poi andiamo avanti, poi vi lascio. Allora, per vedere un'altra, vediamo un'altra qui in alto. Per esempio, se io vado a cercarmi uno short, lo potrei aver fatto anche qui. Se io lo faccio qui, il drawdown è pochissimo, poi vado giù. Andiamo a vedere un altro. Qui vado a fare lo short qui. Chiaro che se mi aspetto una cosa del genere non faccio il trade, però qui open price avrei guadagnato. Ok, così via. Quindi oggi nell'intraday H1, con il ciclo già così forte verso nella parte alta, non penso che sia una cosa, è poco prudente cercare un long, secondo me. Non so, ditemi voi, cercare un long dopo che la chiusura, dopo un gap up, quindi dovrebbe andare a chiudere il gap. E in più l'indicatore ciclico che già si è portato al rialzo. Qui certo provo di forza che è in alto, però appena mi cedono un attimino gli indicatori che si portano sotto, ricordiamoci che c'è questo gap da chiudere. Ok? Perfetto. Allora, non voglio fare altro perché vorrei andare soltanto a vedere veloce, 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 ma veramente veloce perché tante cose da fare. Nella situazione della sterlina dollaro, andiamo a vedere subito, nella situazione sterlina dollaro, come dicevo ieri, se questa, come ho detto prima, non ieri, lo pensavo ieri, che ho detto domani ve la dico, perché se questa qui, dopo dati negativi della sterlina, ha fatto scendere la sterlina sotto questo minimo assoluto, adesso non mi ricordo qual è il minimo da 5 anni, adesso me lo ricordo, comunque questo minimo assoluto, è possibile che questo minimo assoluto, il prezzo, Bollinger siamo qui, prezzo è sotto, dovrebbe ripartire, si ritorna qui sopra, adesso io vi faccio un'idea, vi do un'idea, un piccolo input. Se questa cosa qui mi ritorna sopra al 100% di Fibonacci, che non è altro che il minimo assoluto di marzo 2015, se il prezzo mi ritorna qui sotto, che cos'è questa? Una falsa rottura, quindi di nuovo un trend rialzista che potrei imbragarmi lì sopra. Ok? Quindi anche prendere decisione ieri non era la cosa migliore sul movimento del prezzo. Adesso lo dico perché so che tanti di voi hanno voluto operare contro. Non ha senso operare contro o mettersi in trend dove il prezzo sta scendendo. Vedete qui anche il daily ha fatto sì la candela, però se ne è mangiato il 50% e oggi sta cercando di salire. Bene, andiamo a vedere velocemente gli altri time frame. Vedete l'epicentro per esempio ancora sta seguendo, però attenzione, candela 4 ore con una bella spike, non penso che si ferma tanto. Ok, qui 1 2, qui che doveva partire l'1, a questo punto potrei anche andare a rivedere l'analisi troppo lunga, quindi qui è partito un ciclo, potrebbe essere un ciclo 3 a questo punto ribassista, anzi lo è, però non lo aggiorno. H1, anche qui continua la fase ribassista, l'indicatore cerca di alzarsi, questo minimo assoluto, non cercherò gli short, addirittura cercherò un long se mi rompe questa zona qui. Ok? Quindi anche qui sterlina dollaro sembra poter protrarsi a rialzo. Euro dollaro veloce, si è fermato sulla zona di supporto adesso, c'è un gap ancora aperto, andiamo a vedere l'H4, ciclo 1, allora. Ciclo 4, questo è un ciclo 1 in ogni caso, 36 ore, 35 ore, è un ciclo 1, vedete che il ciclo 1 comunque, se andiamo a fare il Fibonacci dal minimo assoluto al massimo, dove si ferma il 50%? Poco più in alto, siamo nella linea del 61,8. Comunque chiuso il ciclo, se mi torna sopra il 50% di Fibo,
long fino a nuovo massimo assoluto, quindi anche questo è imprevedibile cercare. Uno short sul euro-dollaro non lo farei. Allora andiamo sull'H1 e poi vi lascio. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Ciclo 3 e qui abbiamo il ciclo 4. Ok? Quindi fino a prova contraria potrebbe essere finito anche il ciclo 4, come potrebbe essere ancora in essere, ma non più di tanto, perché se ti ricordi bene Mauro, non abbiamo più tanto tempo. Quindi fino a prova contraria mi aspetterò un long. Andiamo a vedere su tutta la distribuzione un Fibonacci messo da qui a qui, dov'è il 50%? Anche qui, 50% è qui, 61,8 è qui, se mi ritorna qui sopra è long. Andiamo a vedere quello che mi stai scrivendo. Pattern 4S. Ok? Parla da solo? Parla da solo, no? Visto che piano piano, anche senza, questo metodo di imparare è un po' autonomo, perché alla fine io costringo a imparare il metodo ciclico spremendo veramente le cervella. Cioè, non è che vi ho dato un filo o dei video di sequenza dove leggere e capire bene il metodo ciclico, magari anche un po' da un punto di vista, si può anche vedere che è un po' cattivo dal punto di vista mio, che non vi do un 10 ore di video da seguire per lei, però sbattetevi la testa su questi grafici, penso che sia la cosa più semplice, perché poi fate del metodo, diventa vostro. Non è che è un metodo che avete imparato tramite 10 video di 2 ore l'una, 20 ore di video che vi si incalca la mente di notizie. No, questo qui, come adesso tu mi dici, il 4S l'ha individuato, io non l'avevo neanche guardato perché non sto tradando, però va benissimo, questo è il minimo assoluto. Perfetto, vedi, chiuso la... Ma potreste avere anche ragione che è chiuso l'operatività, però potreste anche avere torto, perché qui da qui ci potrebbe essere un ciclo X. Però va bene, intanto sei coerente con il metodo. Se il prezzo adesso mi parte in rialzo, mi tocca la 48 e mi va a partire anche il detector, siamo nel ciclo 1, quindi siamo allineati. Non posso ancora chiudere il ciclo perché alla fine c'è ancora un paio d'ore, dico così, diverse ore di chiusura ciclo. Ok? Quindi inutile adesso cercare uno short sull'euro dollaro. Io sto fermo. Ok? Mi godo più che altro la discesa del DAX, se mi va a fare questo qui. Perfetto. Allora io chiudo il webinar adesso perché stacco qui la registrazione, prima cosa, stoppo.